pagare bene. Signor Commissario straordinario, autorità carissime, direi autorità civili e religiose, e sono profondamente onorato di ricevere dalle sue mani, signor Commissario straordinario, questo prestigiosissimo riconoscimento. Sono veramente onorato perché viene dalle mani di un servitore dello Stato che per anni ha onorato appunto l'impegno che aveva assunto al momento del suo giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Sono particolarmente soddisfatto anche perché è un riconoscimento che ritengo sia dovuto più che a me, alla squadra che ho avuto la fortuna e l'onore di dirigere. Coesione sociale, che significa che non vi debbono essere, non possono esistere in una società che si possa definire democratica sacche di emarginazione come quelle che affliggono la nostra città. Non vi possono essere, se vi è vera democrazia, non vi possono essere tante giovani componenti di questa società che attraverso la dispersione scolastica finiscono per perdere il diritto a vivere come individui che abbiano piena dignità. Non vi possono essere le periferie degradate che vi sono in questa città, perché vedete, se queste cose ci sono, tutto ci ritorna in faccia pesantemente sotto forma di criminalità che poi bisogna reprimere. E le responsabilità di questa criminalità sono in chi ha consentito che queste fasce sociali fossero così emarginate. Io ho sottolineato nel mio discorso di ringraziamento questo. Ovviamente sono onorato per questo riconoscimento che attribuisco più ai meriti della squadra che ho avuto l'onore di dirigere che alla mia persona. E però quello che ho voluto sottolineare è che al di là di questo la cosa che per me è più importante, quella che è destinata a durare nel tempo, è l'attenzione che a mio avviso con questa scelta il nostro commissario straordinario ha voluto dare come indirizzo. Nella nostra città il problema principale è quello del recupero della legalità, perché la legalità, solo la legalità, che consente di promuovere uno sviluppo sociale sano, che consente di eliminare queste sacche di emarginazione, che consente di dare un futuro ai nostri giovani. Io credo che, lo dissi quando mi insediai in questa mia incarico, nella città c'è una grande sete di giustizia e c'è anche una grande sete di poterla vivere, questa amministrazione della giustizia in prima persona. C'è in questa città, perché questa città è fondamentalmente una città sana, che però è angustiata da tanti problemi e forse dal fatto che non sono state le persone più meritevoli, fino adesso quelle che sono state premiate in questa città. Però sì, io credo che uno dei modelli che questa città abbia è quella di essere, di poter amministrare la giustizia nel senso proprio più pieno della parola, vivendo i problemi della società e cercando ovviamente nel proprio ambito di tentare di risolverli. E la democrazia è veramente tale se si basa su una coesione sociale. Se non vi è coesione sociale, la democrazia è debole. Ha ragione lei, è chiaro che la coesione sociale presuppone una giustizia sociale, perché se vi sono sfere di emarginazione così elevate, è ovvio, se la gente avverte che la politica non si rivolge a tutti e non cerca di recuperare i più deboli, ma si rivolge soltanto ai più forti, è ovvio che non c'è fiducia. E quindi non c'è democrazia, perché se non si ha fiducia nelle istituzioni, fiducia che deve essere meritata, la democrazia sarà sempre debole. Isab di Priolo, Schifani riceve la nuova proprietà, soluzione che garantisce l'occupazione. Michael Bobrov, l'amministratore delegato di Goya Energy, la compagnia che sta acquisendo dalla Lukoil lo stabilimento Isab di Priolo Garigallo, è stato ricevuto dal governatore Renato Schifani. Un passaggio che testimonia l'impegno della nuova proprietà per lo stabilimento produttivo del polo petrolchimico siracusano, che ha temuto lo stop a causa dell'embargo al petrolio russo.
Bobrov ha anticipato un piano di riconversione green e ha rassicurato il Presidente della Regione sul mantenimento dei posti di lavoro. Schifani ha espresso soddisfazione per la soluzione definitiva all'emergenza e ha visto lavorare in sinergia il governo regionale e nazionale. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 12 tonnellate di tabacchi lavorati esteri rinvenuti all'interno di un auto articolato con targa bulgara, sottoposto a controllo nei pressi del casello autostradale di Monfornello in direzione Palermo. In particolare, nel pomeriggio del 24 gennaio, nel corso di controlli anticontrabbando e anticontraffazione, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo sottoponeva a controllo il predetto mezzo di trasporto, procedendo all'identificazione del conduttore che si mostrava particolarmente agitato e insofferente. I militari operanti effettuavano pertanto un'accurata ispezione del mezzo con l'ausilio del cane anticontrabbando Arca, che segnalava la presenza di possibile materiale illecito. La successiva accurata ispezione del mezzo operata dai finanzieri permetteva di rinvenire occultate da un carico di copertura 45.000 stecche di sigarette contrabbando riportanti il marchio Merit, che nonostante riproducessero quasi fedelmente le caratteristiche della confezione originale, risultavano essere contraffatte. I tabacchi lavorati esteri, per un peso complessivo di 12.150 kg, venivano prontamente sottoposti a sequestro, impedendone l'immissione sul mercato nero della città, che avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 1,8 milioni di euro. Il corriere di nazionalità bulgara è stato tratto in arresto in flagranza di reato per i delitti di contrabbando e l'introduzione nello Stato di prodotti contraffatti e condotto presso la casa circondariale Pagliarelli a disposizione dell'autorità giudiziaria. Fissate le date del voto per le amministrative di primavera. Domenica 28 e lunedì 29 maggio oltre 1.400.000 siciliani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali vincendo 29 comuni dell'isola. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per l'11 e il 12 giugno. Lo ha deciso il governo Schifani su proposta dell'assessore alle autonomie locali Andrea Messina. Quattro le città capoluogo interessate della tornata elettorale: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Le giornate in cui si voterà saranno due, spiega l'assessore Messina, per il recepimento della normativa nazionale. Nella scelta abbiamo tenuto conto del calendario scolastico e delle celebrazioni nazionali e religiose. I carabinieri della stazione di Militello in Val di Catania, unitamente ai colleghi dello squadrone riportato cacciatori di Sicilia, hanno arrestato in flagranza un 33enne del posto pregiudicato, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti, i militari in Viale Margherita, della cittadina calatina, hanno notato il transito di una fiammante autovettura condotta dal 33enne che viaggiava unitamente ad un 27enne. I militari hanno affiancato il movimento dell'autovettura intimando l'altro al conducente e, in considerazione del fatto che quest'ultimo annoverava specifici precedenti in materia di droga, hanno proceduto a un controllo approfondito effettuando una perquisizione personale e veicolare poi estesa anche alla sua abitazione, in considerazione dell'atteggiamento evidentemente nervoso che aveva manifestato nel corso delle operazioni. L'indulto dei militari ha colto nel segno perché all'interno di un astuccio nascosto in una scrivania hanno trovato una busta con vari involucri contenenti complessivamente 4 grammi di cocaina, 23 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed il materiale necessario al confezionamento della droga. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania in Tremesti Etneo hanno arrestato in flagranza un 20enne del posto incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso della quotidiana attività info-investigativa per il contrasto alle vendite di sostanze stupefacenti, i militari avevano appreso che in via dei Giardini, proprio nei pressi di uno spazio verde comunale, qualcuno aveva posto in essere una redditizia attività di spaccio di droga. Immediata da parte dei militari è stata la risposta con l'effettuazione di alcuni servizi di avvistamento, che ben presto hanno documentato l'arrivo di una Renault Scenic che con assiduità giungeva in quel luogo salvo poi allontanarsi dai pendinamenti e fare il ritorno poco dopo. Tale strano comportamento ha ovviamente attirato l'attenzione dei militari, i quali hanno pertanto bloccato l'autovettura identificando i quattro occupanti tutti ventenni coetanei, ma nella circostanza il passeggero anteriore ha manifestato inequivocabili segnali di motivato nervosismo, comportamento le cui cause sono state ben presto svelate da un controllo a suo carico, a seguito del quale i militari hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni due bustine di plastica contenenti marijuana e la somma di 60 euro.
I militari a questo punto hanno comunicato al giovane che sarebbe stato necessario effettuare una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione in via Monte Arsi, talché evidentemente per limitare gli ormai inevitabili danni ha confidato loro di detenere altra droga in casa. Qui il giovane ha consegnato uno zaino contenente una busta con marijuana sfusa, bustine per la suddivisione della droga in dosi, materiale per confezionamento e due bilanci di precisione, nonché un ulteriore sacco a cui interno hanno rinvenuto 13 involucri con marijuana per un peso così complessivo di 75 grammi. Il ventenne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto.